Ciao Angeli, ciao Unicorni, ciao Arcobaleni e bentornati in un altro video. Da quanto tempo? Chiedo scusa per l'assenza, avevo promesso che vi avrei intrattenuto durante il periodo Covid, invece non è stato così. Chiedo scusa, purtroppo per problematiche e impegni personali non ci sono riuscita. Innanzitutto, come state? Come avete passato la quarantena, visto che non ci vediamo, non ci sentiamo da 2 mesi? Come è andata? Il rientro al lavoro per chi non era al lavoro, per chi era smart worker, eccetera, eccetera, come sta procedendo ora che finalmente da poco hanno riaperto e ridato un po' di libertà a tutti noi? State continuando a tenere le distanze e la mascherina? Fatemi sapere nei commenti. Sono felice di rivedervi, mi siete mancati, scusate l'assenza. Tenterò di tornare un po' più spesso adesso sul tubo, anche con le letture. Vi lascio magari qua gli ultimi video fatti. Bando alle ciance perché questo video sarà piuttosto lungo. Ho già fatto un video sul tema che vedete nel titolo, ve lo lascio qua nell'info box perché anche se l'ho già trattato, mi sono accorta che non era molto approfondito, era più che altro un video introduzione. Quindi ho deciso, e ce l'ho in sospeso già da mesi e mesi, di farne uno un po' più approfondito, in particolar modo sulla fiamma gemella. Se non avete visto quel video là, se aprite questo video per caso e non siete miei iscritti, vi consiglio di guardare prima quello perché è una versione più semplice e introduttiva di quello che verrà qui. Qui vi parlerò di cose già un po' più complesse e complicate. Mi ci è voluto tempo per prepararlo, quindi spero apprezziate. Vi faccio un'altra piccola premessa. Ora, per chi è un mio iscritto al canale, già lo sapete perché conoscete i miei video, altrimenti non sareste qui. Per chi invece è capitato su questo canale, su questo video per la tematica e non perché conosce il mio canale, se pensate che questo sia uno di quei video che tratta della fiamma gemella in maniera romantica, tutta rose e fiori, avete sbagliato video. Mi dispiace deludervi, non è questo il video che cercate. Quell'idea stereotipata della fiamma gemella, quindi del percorso di fiamme. Come ve la vendo, è romanzata ed è come ve la vendono in TV, le serie TV, i film, i romanzi rosa. La realtà è molto diversa, quindi onde evitare di non vorrei deludervi con quello che sto per dire, perché magari c'è gente che appunto non sa nulla su questa cosa e ci rimane male. Quindi onde evitare di poter magari deludere o dar fastidio con quello che sto per dire. La gente che apre, che vede questo video, che è il primo video che vede su questo argomento, ecco, vi ho voluto avvisare. Se cercate l'idea rosa e fiori tutta romantica e passeggiate e cene a lume di candela sotto la Torre Eiffel, non è il contenuto che ci sarà in questo video. Ok, allora voglio approfondire la questione delle fiamme gemelle, ma prima facciamo un recap. L'avevo già spiegato anche nell'altro video, però molto più velocemente, quindi adesso voglio approfondire un po', prendo gli appunti qua sotto. Innanzitutto parliamo dei diversi tipi di anime che potete incontrare durante le vostre reincarnazioni, che avevo già un po' spiegato di là, ma approfondiremo ora. E poi passeremo nella seconda parte del video a parlare specificatamente, del percorso delle fiamme gemelle. Partiamo intanto col definire che cos'è un'anima. L'anima altro non è che pura energia, quindi è un corpo di luce che vibra a una frequenza molto maggiore, molto superiore a quello emozionale, mentale e fisico. All'inizio, quando nasce, l'anima è un corpo ovviamente unico ed essendo fatto di energia, ha come l'aspetto di una fiamma blu. Ecco perché poi quando si scinde nelle due metà che vanno a creare le fiamme gemelle, ecco perché vengono chiamate fiamme gemelle, perché all'apparenza l'energia, un po' come quella elettrica, crea la fiamma blu. Da qui fiamme gemelle. L'anima serve appunto per le varie reincarnazioni. Certo, l'anima non ha un involucro, l'involucro diventa il corpo umano. L'anima perché si scinde e poi si reincarna? Allora, quando decide di reincarnarsi, innanzitutto perché si scinde? Perché si creano le fiamme gemelle? Perché l'anima ha un'energia e una frequenza talmente alte che
Se da sola per intero andasse ad occupare, ad abitare un corpo umano che ha una frequenza molto molto più bassa perché si trova in una realtà 3D, quindi di terza dimensione, come è la Terra, come siamo noi umani, lo farebbe esplodere. È troppo potente, è un contenitore troppo debole e non potrebbe contenere un'intera anima. Pertanto, per abbassare questa frequenza e far sì di non sciogliere, di non fare danni al proprio involucro, l'anima si scinde in due parti uguali. Ora, l'anima, non è né maschile, non è né maschio né femmina, non ha sesso e contemporaneamente si potrebbe dire che ha sia una componente maschile sia femminile. A differenza del corpo umano, che invece è polarizzato, la razza umana, in sesso maschile e sesso femminile. Ora, quando avviene la scissione nelle due fiamme, per forza di cose, una parte prenderà più componente maschile e una parte più componente femminile. Questo avviene perché, poiché appunto i corpi umani sono polarizzati in due sessi, per mantenere l'equilibrio energetico. Ah, precisiamo che quando l'anima si divide in due, a sua volta crea le due fiamme che si creano, sono a loro volta due anime a sé stanti che hanno tutti i componenti per essere entrambe assolutamente autosufficienti, per stare, tra virgolette, in piedi da sole. Sono anime assolutamente complete. Dicevo, per mantenere questo equilibrio vibrazionale, poiché appunto i corpi hanno invece sesso, quella che ha componente maschile maggiore per mantenere l'equilibrio deve incarnarsi in un corpo femminile. Quella che avrà più componente femminile deve incarnarsi nel corpo di sesso maschile. Quindi, per mantenere l'equilibrio energetico del corpo, si polarizzano in maniera opposta rispetto al sesso del corpo, tanto da far sì che ogni donna ha un uomo interiore, ogni uomo ha una donna interiore. Prendetela come metafora, ovviamente. Perché l'anima decide di scindersi e incarnarsi? Perché decide di fare esperienze, quindi di evolversi. Pertanto, appunto, abbiamo detto, si scinde perché da sola in un contenitore solo non può essere contenuta senza fare danni. Quando si scinde, poiché comunque anche se sono due anime, quelle che si creano, le fiamme, a sé stanti, quindi assolutamente autosufficienti, fanno comunque parte della stessa monade, cioè hanno la stessa origine. Pertanto, quando vanno sulla Terra o qualunque altro pianeta, adesso ci concentriamo sulla Terra, chiaramente sapete che esistono altri pianeti, altri sistemi solari, volendo anche mondi paralleli, eccetera, eccetera. Quando decide, insomma, di reincarnarsi in quella realtà, qualunque essa sia, ha uno scopo, ovvero un progetto animico attraverso il quale realizzare la propria evoluzione. Solitamente nelle fiamme gemelle lo scopo è il progetto animico è lo stesso, ci arriviamo più avanti. Questa era una prima introduzione su cos'è l'anima. Andiamo a vedere quali sono i diversi tipi di anime che potete trovare lungo il vostro cammino di reincarnazione. Non ci sono solo le fiamme gemelle. Alcune categorie le avevo già citate nell'altro video, altre invece no. Le più famose sono, perché erroneamente scambiate per l'altra metà perfetta di voi, ovvero quella che sarebbe la fiamma, sono le anime gemelle. Poi ci sono le anime familiari, le anime compagne e le anime di transizione. Le anime familiari sono quelle che provengono dalla vostra stessa famiglia di anima. Queste le potete trovare spesso nei parenti, nei genitori, nei figli, a volte anche nei colleghi o amici. Vi siete già incontrati nelle reincarnazioni precedenti o di vite parallele e vi siete rincontrati in quella attuale. Perché dovete continuare ad apprendere le lezioni che avevate lasciato in sospeso nelle vite precedenti. Poi, le anime compagne, invece, il più delle volte appartengono alla stessa famiglia d'anima, esattamente come le anime familiari, molto più raramente appartengono ad una diversa famiglia d'anima. Mentre l'anima gemella, perché è diversa? Perché sono quelle di solito, a parte la fiamma, più affini? Perché l'anima gemella, a differenza della maggior parte delle anime compagne, deriva da una diversa famiglia di anima. Quindi, che cosa vuol dire?
Sebbene le anime compagne possono stare nella vostra vita, al vostro fianco, per molti e molti anni, volendo anche tutta la vita, è difficile, che ci sia un'attrazione per una relazione sentimentale. È più facile che siano amici, colleghi, parenti. Perché? Perché quelle compagne, venendo dalla vostra stessa, famiglia d'anima, provengono dalla vostra stessa vibrazione, hanno la vostra stessa vibrazione, pertanto ambiscono a un'esperienza diversa. Spesso con le anime compagne lo scopo di vita, il progetto animico è diverso. Le anime gemelle invece provengono da un'altra famiglia, da una diversa famiglia d'anima, ma hanno un percorso di crescita e di risveglio molto simile al vostro. Ecco perché spesso potete passarci, ovviamente là dove non è ancora il momento di passare la vita con la fiamma gemella, ecco perché spesso il compagno o la compagna di vita, sentimentale inteso, è un'anima gemella. Infatti, con le anime gemelle e le rare volte, con le anime compagne, le rare volte in cui provengono da una famiglia d'anima diversa, può iniziare un gemellaggio. Che cos'è il gemellaggio? Significa che con un'anima gemella e appunto quelle rare volte con le anime compagne, si può avere quasi sempre in comune qualcosa da compiere a livello del nostro progetto animico. Infatti, le anime gemelle, a seconda di quanto la vibrazione di entrambe le anime è disposta a modularsi insieme, a modularsi crescendo insieme, porta all'evoluzione comunque di entrambi. Laddove ci fossero conflitti, dove la compatibilità di due anime gemelle non fosse perfetta, si può comunque crescere insieme. Basta trovare patti o voti rimasti irrisolti o contratti in precedenti vite e sanarli. O anche accordi, laddove ci sono, presi violentemente. In alcune vite dove appunto loro si sono, le due anime gemelle, perse o comunque separate con dolore. In questi ultimi casi, se l'attrazione tra le due anime gemelle è molto forte, allora si può decidere di sanare subito, di lavorarci, di sanare le cose in sospeso e poi continuare ad evolversi. Ma laddove ci si incontri, in un momento dove l'evoluzione delle due anime non è ottimale, quindi non si è ancora pronti, si decide di solito di rimandare la parte dove sanate il tutto più avanti negli anni, nei mesi, negli anni, dipende quanto ci vuole per l'evoluzione. Nel mentre spesso è facile che si incontrino altre anime gemelle più affini a voi in quel momento della vostra evoluzione e alla loro, o anime compagne alle quali ci affiliamo perché ci sentiamo più sicuri, perché ci fanno, è brutto dire così, ma ci fanno comodo in quel momento, comodo all'evoluzione, non comodo umanamente. E queste si chiamano appunto anime di transizione, perché non durano di solito nel tempo, portano comunque un'evoluzione interessante, ma non c'è lo stesso feeling, la stessa attrazione, non sentite la stessa unione con un'anima gemella, tantomeno quella che c'è con la fiamma, perché quella è unica e insostituibile. Quindi non si prova l'unione sacra della fiamma né un'attrazione così forte come quando è un'anima gemella, sono solo anime di transizione. Quest'anima gemella con cui abbiamo rimandato il momento di sanare appunto i patti, eccetera, eccetera, potremo incontrarla tempo dopo, anche anni, dipende dal tempo di evoluzione. Nel mentre, esattamente come noi, quest'anima gemella, lontano da noi, si è evoluta e quindi si può decidere di appunto riprendere da dove si era lasciato, o se nel mentre noi abbiamo trovato un'anima gemella a noi più adatta, più compatibile, può anche essere che la nostra anima ha scelto di iniziare una rievoluzione con quest'altra nuova anima gemella e si è dimenticata di quella precedente. Può succedere. Quindi le anime gemelle sono le più comuni con cui iniziare relazioni sentimentali perché provenendo da famiglie d'anima diverse, hanno vibrazione diversa, pertanto è più facile ci sia un'attrazione sentimentale e anche sessuale. In nessun caso le anime hanno il dovere o l'obbligo, la necessità di completarsi a vicenda, ma piuttosto di evolversi insieme, altrimenti sarebbe una relazione di appoggio dove nessuno dei due riesce ad evolversi.
Esiste comunque un caso di relazione di completamento, sempre evolutivo e non di appoggio, che è ovviamente quello con la fiamma gemella. Solo ed esclusivamente l'unione sacra, l'illuminazione arriva solo ed esclusivamente con la fiamma gemella. Passiamo ora a lei, l'unica e la sola fiamma gemella. Cos'è la fiamma gemella? Come abbiamo già detto prima, è l'altra metà di te, l'altra metà dell'uno che c'era in principio, che si è poi diviso in due appunto per abbassare le frequenze e per fare in maniera separata il proprio percorso. Ora, perché l'anima decide di scindersi in due, quindi creare le fiamme e di reincarnarsi? Semplicemente perché decide voler provare certe esperienze, ovviamente diverso da percorso a percorso, determinate esperienze per potersi evolvere. Quindi si prefigge uno scopo nella vita, un progetto animico al quale arrivare, grazie al quale, attraverso il quale arrivare alla propria evoluzione, per poi ricongiungersi anche con la fiamma. Prima forse non vi ho detto che l'anima funge anche da registratore delle esperienze che la coscienza fa all'interno del corpo umano. Infatti l'acquisizione di informazioni avviene attraverso gli impulsi energetici dei sentimenti e delle emozioni associate ai relativi pensieri. Qui voglio aprire una piccola parentesi perché in tutti i libri negli anni che ho letto, in tutti i video che ho guardato di persone che trattano questo tema, le fiamme gemelle, i vari siti che ho trovato, i libri, eccetera. Ho sempre, sempre, sempre sentito dire da tutti, anche dagli esperti, che la fiamma gemella è una sola. Ho trovato un sito che vi linko qui giù in info box, così potete approfondire voi stessi, che invece dice, leggo, cito testualmente, che la fiamma gemella non è una per ognuno, ma ce ne sono 11. E per mantenere l'equilibrio vibrazionale, si divide in numeri uguali di corpi maschili e corpi femminili, infatti sei maschili e sei femminili, più o meno nello stesso luogo e tempo, quindi stesso pianeta, stessa dimensione, e più o meno nello stesso tempo, una differenza di età che può variare quindi da pochi anni fino a un massimo di 50 anni. Si dice anche, leggo, che non bastino 12 fiamme gemelle che si incarnano in 12 corpi per umani per far fluire l'immensa energia del nostro sé, quindi l'anima. Ma sembra che che ci siano altre 12 incarnazioni che canalizzano la nostra anima in altre 11 dimensioni parallele e forse anche molto di più. Ma questa è un'altra storia. Poi qua non approfondisce. Io quando ho letto questo sono stata spiazzata, non l'avevo mai sentita prima. È la prima volta che lo sento. Tutti gli altri hanno sempre sostenuto che ce n'è una sola. Io non sto dando. Non sto dando ovviamente del falso a questo sito, semplicemente non ho approfondito, non ho trovato altro materiale che sostiene la stessa cosa, per cui ve lo voglio solo aprire e chiudere come parentesi, perché nel caso voi vi risuona questa invece di versione e vogliate approfondire, io vi lascio giù il link e potete approfondire. Io rimango personalmente, poi può essere sbagliato, dell'idea che la fiamma sia una sola. Quindi tornando all'inizio, appunto, cos'è la fiamma gemella? È l'altra metà di voi che si è scissa da voi quando il tutt'uno, l'anima primordiale, diciamo così, quella che ha generato le due fiamme, si è divisa. È quindi l'altra parte di voi, è il vostro specchio. Ora andiamo a approfondire un po' di più come avvengono le fasi di evoluzione nel percorso di fiamme gemelle. Ed è qui che appunto non ve la metterò giù come romanzo rosa molto romantico, ma anzi, probabilmente molte cose potrebbero, tra virgolette, scioccarvi o anche un po' deludervi. Non è tutte rose e fiori come si pensa. Sta di fatto che ho trovato più e più libri, più e più siti che sostengono la stessa cosa, quindi presumo che, e anche per esperienza personale posso dirvi che sì, non è assolutamente cenette romantiche, fiori e passeggiate al chiaro di luna. Perché? Allora, innanzitutto, non in tutte le vite, scusate, non in tutte le incarnazioni
incontrate e vivete la relazione con la fiamma gemella. Perché? Perché questo a posteriori, prima di incarnarvi, l'anima aveva già preso accordi, quindi laddove è destino, se erano stati presi accordi che in quella determinata incarnazione voi passate la vita insieme, allora bene avverrà. Non importa quanto siano dure le condizioni, quanti ostacoli, eccetera, se era deciso dall'anima, così avverrà. Se invece non è destino perché non aveva scelto quel percorso di vita in quella determinata incarnazione, allora non avverrà. Nell'altro video, e qui non sto a ripeterlo, cioè ve lo dico brevemente, ma potete approfondire nell'altro video, molte volte le persone credono erroneamente di aver trovato la fiamma gemella quando in realtà è un'anima gemella. Prima ho detto anime gemelle a livello sentimentale, ovviamente possono benissimo essere anche amici, parenti o colleghi, mica per forza l'uomo o la donna della vita, ma molti finiscono col passare la vita con un partner o una partner sentimentale, che altri non è che una semplice anima gemella e non la fiamma. Perché infatti le fiamme, le due anime, avevano precedentemente stabilito quando incontrarsi perché? Perché ci si può incontrare e vivere la relazione solo se si è abbastanza evoluti, se si è in uno stadio di evoluzione piuttosto avanzato. Si deve essere infatti sufficientemente maturi per poter sostenere umanamente la grande energia che sprigiona l'unione delle due fiamme gemelle. Nell'altro video vi ho detto che quando due fiamme gemelle si rincontrano, magari anche dopo secoli, chissà da quanto state facendo reincarnazioni, l'energia che sprigiona è enorme, tanto che all'inizio abbiamo detto che l'anima si deve dividere in due, un corpo umano non ce la fa a sostenere quella che alla fine è come se fosse l'energia del sole, per fare un esempio sciocco, perché è fortissima, ha una frequenza veramente molto alta. Nell'altro video, infatti, vi ho spiegato che all'inizio addirittura potrebbe essere una sensazione così nuova, mai provata prima, perché nessuno può eguagliare la sensazione della fiamma gemella, e così potente da mettervi addirittura a disagio o in certi casi paura, tanto che in certi casi può anche essere che qualcuno provi a resistere, a respingere l'altro o l'altra e ad allontanarsi o allontanare l'altra persona. È piuttosto comune. L'essere umano già in generale tende a, in ogni situazione, non solo con la fiamma, ad allontanarsi da ciò che lo mette a disagio o gli fa paura o qualcosa di nuovo. Il cambiamento comunque spaventa in linea di massima. Con la fiamma gemella questa cosa è amplificata. Sempre nell'altro video vi ho detto che quando si uniscono le fiamme gemelle, addirittura potrebbe essere che il campo elettromagnetico, che comunque è sulla stessa frequenza, quello soprattutto del chakra del cuore delle due fiamme, è talmente forte che sprigiona un'energia elettromagnetica così forte che certe volte gli apparecchi elettronici intorno a voi potrebbero risentirne, potrebbero bruciarsi lampadine, potrebbero scaricarsi batterie, potrebbero spegnersi le luci, eccetera, eccetera. Questo l'ho spiegato meglio di là. Per incontrare la propria fiamma gemella e iniziare la relazione con il percorso con essa, come ho detto prima, bisogna essere a un livello di evoluzione molto alto ed essere pronti. Perché? Perché quando vi trovate di fronte alla fiamma gemella, ed ecco perché non è assolutamente rose e fiori, ma anzi ci sono delle cose per niente piacevoli, voi dovrete affrontare l'ombra e tirare fuori tutto ciò che avete dentro, sia voi che il vostro o la vostra partner. Ecco perché fa male. Infatti, per essere pronti bisogna aver fatto un profondo lavoro interiore su se stessi, bisogna aver rimosso tutte le emozioni negative o la maggior parte, come odio, rabbia, paura, invidia, gelosia, possessività, eccetera, eccetera, e tutti i pensieri limitanti che solitamente per la maggior parte di noi vengono dati molto, imposti molto dalla società e dall'ambiente in cui siete stati cresciuti, come dogmi, tabù, convinzioni, divieti, condizionamenti, eccetera, eccetera. Quindi dovrete averli già eliminati o comunque eliminato la maggior parte di essi. Ecco perché prima dell'incontro vero e proprio possono passare anche anni. Cioè non è detto che l'ha incontrata a 20 o 30 anni, la potete incontrare anche a 50. Non è scontato che dipende quanto tempo vi ci vuole per l'evoluzione ad ognuno dei due, perché entrambi dovete essere pronti. Se succede che vi incontrate prima che entrambi siate
evolutivamente parlando, pronti nel momento giusto, se uno dei due è più indietro, quello che è più indietro tenderà a essere a disagio, a stare male e a scappare. Ma a questa cosa ci arriviamo tra poco. I gemelli, infatti, si incontrano per provocare nel proprio riflesso, cioè l'altro gemello, la crescita necessaria affinché entrambi possano raggiungere il loro massimo potenziale. Ecco perché fa male, perché dovrete tirare fuori da voi e dalla controparte l'ombra e affrontarla. Dovrete essere pronti ad affrontare l'ombra, anche perché il vostro gemello, la vostra controparte, vi fa da specchio, quindi ciò che è in voi, i vostri difetti, li vedete anche nell'altro e viceversa. La crescita, infatti, avviene attraverso la guarigione e permette appunto al buio di emergere. Quando la vita vi mette di fronte all'incontro con la fiamma gemella, quando vi chiede, ovviamente quando siete evoluti, eccetera, eccetera, le cose che ho appena detto, ma quando vi chiede, che è poi quello che porta, una delle tante cose che porta l'unione con la fiamma gemella, è imparare ad amare incondizionatamente, a partire da se stessi. Ecco perché va fatto prima un lavoro su profondo interiore su se stessi, perché se non avete lavorato su voi stessi, non avete tolto i blocchi, le limitazioni, il dolore, quello che è, qualunque cosa abbiate dentro di voi, se non avete fatto i conti con la vostra ombra che avete, le ombre che avete dentro, il dolore, eccetera, non vi siete ripuliti perché c'è un lavoro di pulizia energetica da fare, sicuramente non amate voi stessi. E se non amate voi stessi, non potete amare qualcun altro, né la fiamma amerà voi. Dovete prima imparare l'amore incondizionato verso voi stessi, verso la fiamma, verso il mondo e la vita in generale. Infatti, le unioni sacre avvengono solo con persone forti, quando le persone, le due fiamme, sono ormai anime, anche singolarmente, forti e indipendenti, che possono stare in piedi da soli, come dire, camminare con le proprie gambe, cioè non bisogna, come dicevamo prima, avere bisogno di stare con l'altro gemello, né sentirsi soli se non state con la fiamma, perché altrimenti diventa una relazione di appoggio e di bisogno. Ecco perché non incontrerete mai la fiamma se ancora avete bisogno di essere curati, salvati, compatiti, eccetera. Se avete scarsa autostima di voi, se non avete imparato ad amare voi stessi, se non vi siete sistemati voi stessi dentro, non incontrerete la fiamma. Quindi, quando la vita ci mette di fronte all'incontro con la fiamma, è perché abbiamo già fatto tutti i passaggi di prima e perché è ora di imparare a capire cos'è l'amore incondizionato, a provarlo. Un'altra cosa che siete chiamati a fare quando dovete incontrare la fiamma è trovare lo scopo della vostra vita e essere una luce e anche una guida, voi due insieme, per il mondo, anche su scala piccola. Adesso non pensiate che dovete diventare Superman della Terra, no, anche in scala piccola. In cose piccole, giornaliere, quotidiane, a volte anche solo, non lo so, una parola, un gesto gentile fatto al momento giusto può cambiare la vita a una persona, può portare luce. Lo scopo delle due fiamme è anche portare luce nel mondo, perché loro stesse sono luce. Nell'altro video ho detto che quando loro due sono pronte, si sono guarite, hanno fatto tutti gli step che adesso andiamo a vedere. Perché ci sono diverse fasi e sono quindi arrivati all'illuminazione, possono guarire semplicemente con l'energia che emanano, con la luce che emanano, perché la vibrazione chiaramente quando si uniscono è altissima, perché si ricongiungono le due parti divise, possono guarire con la loro energia le persone intorno a loro. Quindi anche se in piccolo potreste avere il ruolo del mentore del mondo, nel mondo, di una sorta di guida, qualcuno che comunque che aiuta e dà luce agli altri. Ora andiamo a vedere quali sono le fasi che coinvolgono il percorso delle fiamme gemelle. Fase 1, la preparazione. La preparazione avviene prima, a volte anche molti anni prima, perché appunto bisogna fare un lavoro su se stessi immenso.
dell'incontro fisico vero e proprio con la propria fiamma gemella. In quegli anni che cosa avvengono? Due cose, relazioni karmiche, e forse nell'altro video di questo non ho parlato, questo è un altro tipo di anima che potete incontrare, quelle con cui avere relazioni karmiche, che sono le più a livello umano dannose, ma a livello evolutivo purtroppo, se la vostra anima ha scelto quel percorso, necessarie per evolvere, perché sono le relazioni che nascono con fortissime emozioni, tanto che a volte vi innamorate in pochi giorni e pensate sia l'uomo o la donna della vita, ma finiscono molto dolorosamente. Non sono solo ovviamente sentimentali, inteso senso romantico, possono essere anche in amicizia, succedere queste cose, nelle amicizie. L'altra invece, l'altra cosa che succede è vuoto e forte desiderio di tutt'uno, ovvero dopo la batosta delle relazioni karmiche, quell'anima sentirà un fortissimo vuoto dentro di sé e una fortissima voglia, desiderio e necessità di trovare la parte che vi renderà uno. Quindi lì state già cercando, anelando almeno, la vostra fiamma gemella. Questo è il periodo in cui è talmente forte questo desiderio che potrebbe essere persino che alcuni di voi sognino il volto della propria fiamma e quindi lo vedano o la vedano nei sogni. Poi passiamo alla fase 2, l'incontro. Che cosa avviene in questa fase? Allora, il primo incontro, che come dice la parola stessa, è il momento in cui potreste incontrare la vostra fiamma in un momento assolutamente inaspettato, in un luogo assolutamente improbabile e inaspettato. Quindi trovarvelo o trovarvela davanti quando meno ve lo potreste aspettare. Troverete questa persona che magari non sempre il riconoscimento della fiamma è immediato. Una delle prime sensazioni che si prova vedendo la fiamma è un senso di conoscenza, nel senso io questa persona la conosco, devo averla già vista. Ovviamente perché innanzitutto è l'altra metà di voi e perché vi siete già visti in incarnazioni passate o vite parallele. Quindi lo troverete in qualche modo speciale, ma non per forza penserete a lui o lei come partner, perché appunto non è scontato che la riconosciate subito la fiamma. Poi c'è l'attrazione iniziale, presto, molto presto, perché esplode come una fiamma, appunto. Inizierete a provare attrazione, ma non per forza sessuale, quella sessuale non c'è per forza, dipende da cosa hanno scelto le vostre anime. Un'attrazione soprattutto spirituale verso l'altra metà di voi e alcuni cercheranno anche di resistere perché, come dicevo, le fiamme vi fanno provare qualcosa che non avete mai provato prima, che probabilmente non riuscite a riconoscere e che vi spaventa. Quindi entrambi o uno dei due potrebbe tentare di resistere, magari anche di allontanarsi o allontanare l'altra persona, ma non importa quanto arduamente ci proverete, alla fine vi innamorerete perché quello è il destino. Poi c'è un breve periodo di rapporto perfetto, che è un po' quello appunto che vi propongono nei film, nei romanzi, eccetera. Qualcosa di mai sperimentato prima, ovvero dopo l'attrazione iniziale, quando alla fine si cede l'uno all'altro. Inizierà un periodo breve ma intenso di un rapporto idilliaco dove troverete nell'altra vostra metà il partner o la partner perfetto, tutto ciò che avete sempre cercato in un possibile partner. Questo breve periodo vi renderà consapevoli della perfezione che siete voi stessi e la vostra fiamma e voi due insieme e vi darà la forza di superare la prossima fase per arrivare poi alla quarta e alla quinta. Perché dico la prossima fase vi darà la forza? Questo periodo è breve, perché la prossima fase, la fase 3, è la fase della danza. Ecco, questa è la fase brutta, quella che dicevo all'inizio, quella per niente romanzata. Questa è la fase dura perché abbiamo detto l'evoluzione avviene attraverso la guarigione, quindi si deve tirare fuori l'ombra, si devono tirare fuori, tra virgolette, gli scheletri dall'armadio. In questa fase le negatività accumulate, tutte le emozioni inferiori, negative, quelle rimaste, perché come ho detto dovete già comunque aver fatto lavori su voi stessi, affiorano. È un processo durante le quali, appunto, come dicevo prima, durante il quale le fiamme vengono ripulite energeticamente per poi essere perfette per la riunione. È qui che arriva il momento degli scontri, dei battibecchi, degli argomenti.
Questo accade perché la negatività che ognuno dei partner si sta portando all'interno viene a galla. Spesso ve la portate all'interno inconsciamente, non ne siete nemmeno consci. E il vostro partner, la vostra partner, la vedrete come uno specchio di voi stessi. Quindi incominceranno scontri e è qui che inizia il vero e proprio processo di pulizia profonda delle due anime. Ognuno dei partner vedrà nella propria fiamma gemella il proprio disordine e la propria negatività riflessa, perché appunto sono ognuno lo specchio dell'altro. Poi arriva il momento di una fase, è sempre all'interno della fase 3, la danza, ma questo momento è forse quello più famoso per via dei nomignoli che prendono le due metà, ovvero è il momento in cui nascono il runner e il chaser. Solitamente, questo l'ho detto nell'altro video, una delle due fiamme è sempre leggermente più avanti nell'evoluzione, nel processo evolutivo, nel percorso evolutivo rispetto all'altra. Quello che rimane un po' più indietro, la metà che rimane un po' più indietro, di solito in questo punto, comunque confuso dagli argomenti, dagli scontri, mentre prima c'era il momento idilliaco. Non capendo che cosa sta succedendo, perché ok, voi che state guardando questo video e avete preso queste informazioni, magari vi eravate già informati prima di vedere questo video, sapete di cosa state parlando. Ci sono persone che non sanno niente di questi argomenti come fiamme gemelle, reincarnazioni, vite passate, eccetera. Quindi chi di loro non sa niente, non capisce cosa sta succedendo. Ora, non so, succede a me che so di cosa sto parlando perché ci sto facendo un video sopra, riconosco la fase e so che purtroppo è inevitabile, ma uno che non lo sa, che non sa niente su questo argomento, non capisce, è chiaramente in confusione. Questo è il runner, ovvero quello meno evoluto dei due partner, e tenderà a scappare dal partner e dalla relazione perché è spaventato e confuso, si sentirà in trappola. Da qui la parola runner, colui che scappa, che corre. L'altra persona che rimane, quella un po' più evoluta, tenterà di rincorrerlo. Perché? Perché vuole superare questa fase, che è quella sempre di pulizia e di evoluzione, per arrivare poi a quelle successive, che sono invece quelle belle, quelle di unione praticamente. E quindi rincorrendo in un certo senso l'altra metà diventa il chaser, cioè colui che appunto insegue. Perché diventa il chaser? Perché appunto è spiritualmente più consapevole. In questa fase il chaser, che è appunto spiritualmente più evoluto, rimane ovviamente ferito, parlando sempre di persone che non sanno nulla di fiamme gemelle, delle fasi, eccetera. Ferito dal comportamento del runner e scioccato, pertanto è il momento in cui cerca informazioni, magari su internet, riguardo a queste cose. È il momento in cui scopre cosa sono le fiamme gemelle solitamente e che fase sta vivendo, ed ecco che gli arriva una sorta di illuminazione. A quel punto, capendo, solitamente fa un passo indietro e lascia al runner il suo tempo e il suo spazio. Quindi si ha una piccola illuminazione del chaser. Il corridore, quindi il runner, in questo momento diventa spiritualmente più illuminato attraverso lo sforzo consapevole del chaser e davanti anche a un altro shock, quale? Quello che, poiché il chaser in questo momento ha capito cosa sta succedendo, in che fasi sono, ha capito che il runner ha bisogno del suo tempo e del suo spazio per evolvere a sua volta, fa un passo indietro. Questo sciocca a sua volta il runner e il tempo che occorre tra il passo indietro del chaser e il passo successivo del runner dipende dall'evoluzione del runner, da quanto tempo gli occorre per fare il 2 più 2. Quando si accorge che appunto il chaser ha fatto un passo indietro, è il runner stesso a tornare dal chaser, a cercarlo. E questo è il momento in cui il karma viene completamente pulito, la pulizia delle anime è avvenuta, è completata e c'è la fase 4, quella la riunione praticamente, c'è la fase della riunione. La fase appunto della riunione è quella in cui le due fiamme tornano insieme, si riuniscono,
Prima succede sempre a livello animico, di consapevolezza, di evoluzione, eccetera, e poi sul piano fisico, quindi può esserci anche un fidanzamento, una convivenza, un matrimonio. Ecco, altra cosa, forse non romantica, non è scontato che ci sia un'unione sentimentale e fisica. Non è scontato che viviate insieme o che vi sposiate. Se l'anima per il suo percorso ha scelto che non ci sia un rapporto fisico o comunque sentimentale, ma solo di collaborazione per portare a termine il proprio progetto animico, ecco, allora non ci sarà. La parte romantica può anche non esserci. Avviene più spesso di quanto pensiate. Quindi quando entrambi i partner sono pienamente consapevoli della realtà spirituale, c'è la riunione per poi arrivare all'ultima fase, la fase 5, di Eternal Bliss, cioè la benedizione eterna. Questa è la fase, diciamo, quella più bella, quella di illuminazione, di perfezione, quella del paradiso. Perché infatti quando avete superato tutte le fasi, quindi la pulizia, la fase 3 che è la più brutta, la danza, e arrivate a quella finale, c'è un'illuminazione, arrivate a provare l'amore incondizionato, la pace dei sensi, le vostre vibrazioni, la vostra energia si innalzano perché poiché vi siete riuniti alla metà che vi mancava. Infatti qui provate l'amore sacro delle fiamme gemelle, quello di cui parlavo all'inizio, e nessun'altra unione con nessun altro tipo di anima potrà mai farvi provare quello che vi fa provare l'unione con la propria fiamma gemella. Da qui appunto insieme mettete in campo voi due fiamme ormai riunite. Tutte le vostre conoscenze, tutte le vostre abilità che possono essere in molti casi simili. Alcune simili e altre differenti, perché ognuno di voi comunque agisce in maniera differente per arrivare però allo stesso scopo di vita, che è lo stesso nel caso delle fiamme, perché avete lo stesso progetto animico, per appunto unite le forze per arrivare allo scopo finale, che è appunto quello di aiutare, una volta che voi avete fatto il vostro percorso, il resto del mondo. Se vi ricordate il video, ve lo lascio qua, degli Star Seed, perché quasi tutte le anime sono comunque Star Seed. Lo scopo quando arrivate qua sulla Terra, una volta fatta la vostra personale evoluzione e riuniti con la fiamma, è di aiutare a innalzare la vibrazione del resto della Terra, insomma, aiutare il pianeta, aiutare le altre anime, eccetera, eccetera. Pertanto metterete in campo tutti gli aspetti migliori, tutte le capacità migliori che avete, entrambi. Coopererete per poi arrivare alla realizzazione del vostro progetto animico. Infatti, l'unione delle fiamme gemelle, tra le altre cose, può farvi provare senso di completezza, la sensazione di essere arrivato dopo tanti, tanti anni e tanta fatica al traguardo tanto anelato. È come trovare l'acqua, nel deserto dopo giorni di siccità. Può migliorare, anzi, migliora il vostro sistema immunitario, riuscirete a assimilare più nutrienti con meno alimenti, quindi chissà che non faccia, se un giorno mi unisco io, chissà che non guarisco dalla malattia autoimmune. Poi, ecco, poiché sarete entrati nell'illuminazione e nell'amore incondizionato, quindi avrete tolto tutti quei pensieri, quei sentimenti assolutamente negativi, come quelli che dicevo prima, rabbia, gelosia, odio, dogmi, eccetera, che comunque non vi permettono di essere liberi né nel corpo, né nella mente, né nello spirito e non vi permettono di evolvere. Ora, in questo momento, con l'unione della fiamma, sarete appunto arrivati all'illuminazione e al provare il tanto fatidico amore incondizionato di cui parlavamo all'inizio. Per voi inizialmente, per la fiamma e ora che siete insieme a collaborare per il resto degli esseri viventi e del mondo. Infatti, proverete una forte e spontanea capacità di portare beneficio agli altri anche solo con la vostra presenza. Avrete pensieri creativi ed aperti, sentimenti di amore e compassione verso tutto e tutti. Facendo un attimo un passo indietro, prima ho detto che non sempre avviene il matrimonio o anche una relazione sentimentale. Perché?
Perché se la il contatto fisico e il contatto sessuale avvengono solo laddove queste due cose siano necessarie per raggiungere il nucleo dei propri problemi personali. Se invece le vostre anime, per il loro percorso, hanno deciso che questa cosa non serve, non ci sarà, non è scontato, scusate, vi sgonfio l'aureola, è mai così, non è scontato che avvenga appunto un matrimonio, una relazione sentimentale, eccetera. Perché non è quello lo scopo delle fiamme gemelle, ma è tutto quello che abbiamo detto prima. Arrivare all'illuminazione, l'amore incondizionato e poi mettere in atto insieme lo scopo, il progetto animico, quindi realizzare lo scopo che avete in questa reincarnazione, in questa vita. E per farlo non è che dovete per forza avere una relazione. Questo ci tenevo a dirlo perché altrimenti, magari uno, come molti, come ho fatto anch'io in passato, dà per scontato che sarà la relazione della vita, sarà l'amore della vostra vita, l'uomo o la donna con cui passerete tutta la vita. No, purtroppo non è scontato. Ovviamente c'è anche quella versione, cioè, molti si sposano invece o comunque convivono, passano tutta la vita insieme, quindi hanno una relazione sentimentale, altri no. Dipende da cosa decidono le vostre anime. Quando avrete finito alla fine del vostro viaggio sulla Terra, del viaggio delle anime sulla Terra a livello energetico, esse sì, ascenderanno insieme e potranno sperimentare di più in altri mondi e altri pianeti, a seconda di quello che decideranno. Ora, mi dispiace aver fatto un video così lungo e noioso, spero di non aver creato, spero non sia troppo caotico perché erano veramente tante le informazioni e anche io stesso ho fatto fatica a ricordarmele. Scusate se ho guardato spesso gli appunti, ma erano davvero tante cose. Spero vi sia stato utile. Mi dite come la pensate voi. Poi, se alcuni di voi che stanno guardando sono già in un percorso di fiamma, se vi va, scrivetemi la vostra esperienza qui sotto, in quale delle cinque fasi siete. Insomma, potete scrivermi la vostra esperienza se vi va. Io vi chiedo di lasciare un commento. Di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e per favore attivate la campanella perché altrimenti non vi arrivano le notifiche e lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto l'argomento. Poi mi dite se vi può interessare anche un video che parla di reincarnazioni, visto che comunque è legato a queste qui delle fiamme. Ah, vi lascio le fonti da cui ho tratto ciò che vi ho letto, tutto giù in info box. Se avete bisogno di me in privato, la mia pagina Facebook è giù in info box anch'essa, potete scrivermi un messaggio privato. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo in un prossimo video, unicorni. Ciao!